Ho pochissimo tempo, perché una delle cose assurde di questo posto è che hanno il loro aeroporto. Jerez de la Frontera ha il suo aeroporto, che è a 10 minuti, a 10 km dalla città, è proprio vicino. E è un aeroporto in crescita che lo vorrebbero spingere per valorizzare la loro città. Ecco, no, non c'è trasporto per arrivarci. Devo prendere un taxi, o meglio, ci sono anche i treni che sono ogni 2-3 ore. E quindi ora scendo giù e chiedo un taxi. Oggi comunque torno a casa e mi hanno appena comunicato che hanno cambiato aeromobile per il primo viaggio da Jerez a Madrid. E io sono molto tranquillo di salire sugli aerei, quindi benvenuti in questo nuovo video. L'aeroporto di Jerez è, loro dicono, su Wikipedia c'è scritto uno dei più grandi dell'Andalusia, in realtà è il più piccolo, nel senso che è il quarto aeroporto e quindi va dopo quello di Siviglia, di Granada e di Malaga, così a occhio non credo ce ne siano altri importanti di voli civili. Ha una pista di 2300 metri e infatti ci possono atterrare gli A320 di Iberia, così come quelli di Vueling principalmente, ma anche i 737, i Boeing 737 di Ryanair. Infatti gran parte dei voli che arrivano qui vengono dalla Germania e dall'Inghilterra. Poco fa è partito un volo di Ryanair per London Stansted, ma ci atterra anche TUI, EasyJet, Eurowings. Diciamo che però dall'Italia per un volo diretto non è possibile arrivare qui. Le uniche due porte per andare in Andalusia credo siano Malaga e Siviglia. Ad ogni modo sono arrivato in aeroporto con un taxi e a quanto pare hanno cancellato un volo, probabilmente un volo domestico di Iberia per Madrid, e è per questo che hanno cambiato il mio aeromobile. Probabilmente accorperanno i due voli, perché il volo che doveva partire stamattina è stato cancellato perché c'erano troppi pochi passeggeri. E niente, sono arrivato un po' presto e quindi credo dovrò aspettare per depositare la mia valigia. E poi vedrei partire. Io volevo passare l'area, andare nell'area dei gate per comprare dello sherry da portare a casa, diversamente non era possibile. Sarà sicuramente un motivo particolare per cui la fila non scorre. Non scorre. C'è la donnina lì al banco con la valigia lì appoggiata e siamo fermi qui da tipo oltre un'ora. Insomma, indovinate accanto a chi era seduto l'americano che ha russato per tutto il viaggio? L'aeroporto di Madrid Barajas ha ben 4 piste, ne ha due da 3500 metri, una da 3988 e una di 4169, una roba così. È un aeroporto enorme, per un certo periodo mi sa che è stato il più esteso, uno dei più estesi del mondo. Quattro terminal, la pista da 4 km gli permette di far atterrare gli Airbus A380, su cui non sono mai montato, e è l'aeroporto europeo che ha più voli per l'America Latina. In Europa credo che come traffico sia il quarto, mentre la tratta Madrid-Barcellona è la tratta più frequentata settimanalmente al mondo, cioè ci sono più voli settimanali tra Madrid e Barcellona che in tutto il mondo.
Non so voi, ma io non mi sono mai pentito di aver fatto un viaggio, dei soldi che ho speso per farlo o delle situazioni in cui sono capitato, persino quelle sgradevoli. Alla fine, quando devo decidere se partire o no, penso ai posti in cui sono stato, alle piccole avventure che ho vissuto e arrivo alla conclusione che, nonostante tutto, finisco sempre a cercare voli a un prezzo conveniente, anche se volare mi fa sempre un po' paura. Così anche stavolta mi sento addosso la voglia di ripartire subito, anche per una destinazione a caso. Spero che questa serie sull'Andalusia vi sia piaciuta. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di pigiare tutti i bottoni presenti qua sotto. Ci vediamo al prossimo video.